Ma ciao a tutti! Che ne dite oggi di parlare di uno youtuber che ha completamente conquistato il 2019? Esatto, MrBeast! Come avrete notato, questo ragazzo da fine 2018 fino a fine 2019 ha fatto solo video che hanno superato 10 milioni di views a testa. In questi ultimi mesi del 2019 ha sfornato un video virale dopo l'altro, senza mai fermarsi. Perché? Come diavolo fa? Qual è il suo segreto? Ha trovato un hacker che cambia l'algoritmo di YouTube quando lui pubblica un video per avvantaggiarlo? Ovviamente no. È un genio e oggi vi spiegherò come mai. È forse lo youtuber più incredibile di tutti i tempi. Vi dico solo che nemmeno PewDiePie era riuscito a fare una cosa del genere. Se siete seduraiati, cominciamo! Se qualche anno fa, guardando i suoi primi video, vi avessi detto che era un genio o comunque sarebbe diventato uno degli youtuber più conosciuti, nessuno mi avrebbe creduto. In effetti, andando sulla sua pagina e filtrando per i video meno recenti, si può notare come fosse abbastanza spento all'inizio e utilizzasse copertine abbastanza basilari. Chi avrebbe mai detto che Jimmy Donaldson, questo è il suo vero nome, avrebbe racimolato 4 miliardi e mezzo di views con quasi 30 milioni di iscritti? È uno dei canali che ha avuto la crescita più veloce mai vista, con circa 200.000 iscritti al giorno in più, e come detto prima, ogni singolo video nel 2019 ha tranquillamente superato 10 milioni di views, a testa. Se volete capire come ha fatto, prendete nota di tutto ciò che vi dirò. Io non sapevo nemmeno della sua esistenza quando aveva superato i 5 milioni di iscritti, ma all'improvviso, quando ha raggiunto i 20 milioni, mi è apparso spesso e volentieri nella home. Dopo una veloce occhiata ai suoi video e Social Blade, ho notato che negli ultimi 30 giorni ha fatto più di 333 milioni di views. Cioè, in un mese, ragazzi, e anche se le statistiche di Social Blade non sono precise, si avvicinano comunque alle statistiche degli youtuber. Quindi dopo diverse ricerche ho scoperto che guadagna più di 600.000 dollari al mese. Questo vuol dire che nel caso peggiore lui fa 7 milioni di dollari l'anno o più. O almeno in questo 2019 è sicuro, e ripeto, nel peggiore dei casi. Ed è un ragazzo di 21 anni. Ma quindi quali sono i motivi per cui riesce a fare tutto questo? Come mai il prossimo video che metterà in una settimana supererà le 10 milioni di views? O anche meno, eh? Perché è così, è ovvio che lo farà. Le supererà e come? A quanto pare il suo segreto non è così complesso come sembra. Ed eccovi alcuni motivi. Prima di tutto, MrBeast conosce al 100% i modi per battere l'algoritmo di YouTube. Ci sono due fattori importanti quando si pubblica un video per riuscire a fare successo. Cioè il numero di click su un video, da utenti diversi, con IP diverse e i minuti guardati. Tantissime persone cosa fanno? Ragionano sull'algoritmo di YouTube dalla mattina alla sera. Quando devo pubblicare? A che ora? Come devono essere allineati i pianeti? MrBeast la fa semplice, non pensa a tutte queste cose, si concentra solo sul far cliccare le persone al suo video e sul farle rimanere. Tra i minuti guardati e i click possiamo dire che sono più importanti questi ultimi, ma come fa a ottenere allora tutti questi click? Semplice anche questo, ma difficile allo stesso tempo. Utilizza copertine e titoli che invogliano a entrare e guardare e ovviamente rimanere fino alla fine del video. I click infatti sono il primo passo e possono funzionare solo grazie a queste due cose. Quindi, parlando di questi titoli, andando più in profondità, come devono essere? Beh, nel suo canale, specialmente negli ultimi video, sono corti e hanno un fattore scioccante. Se notate, non scrive mai nulla di superfluo. E non lascia lo spettatore con il dubbio, già dal titolo spiega cosa vedrete e vi lascia anche scioccati allo stesso tempo, perché quello che sta per fare potrebbe essere addirittura impossibile. Come per esempio, ho ordinato una pizza e ho dato la casa come mancia, oppure ho speso un milione di dollari in 24 ore, oppure ancora piantare 20 milioni di alberi, il mio progetto più grande. Specialmente le cifre che scrive sono pazzesche, e le persone difficilmente credono a qualcuno che finisce un milione di dollari così, per esempio. Ed è proprio questo che vi farà sempre cliccare sui suoi titoli, scoprendo poi che è tutto vero, facendovi rimanere incollati allo schermo. Io dopo aver cliccato il primo non sono più riuscito a smettere, vi giuro. Qui abbiamo le copertine più semplici e basilari mai viste in tutta YouTube, volendo. Copertine che si possono editare spesso in 5 minuti di Photoshop, perché non hanno bisogno di un granché come modifiche. Le sue copertine coincidono perfettamente con quello che scrive sotto e per questo anche alla vista viene voglia di cliccarci su. Infatti vanno molto bene su internet proprio quelle cose amatoriali che non sembrano ultra complesse e non devono per forza avere mille dettagli.
In fondo siamo su una piattaforma di condivisione video fatta da persone normalissime, non da esperti di fotografia o registi di alto livello. Un'altra cosa importante riguardante i suoi titoli e le sue copertine è che le crea anche per fare in modo che siano viste facilmente dallo smartphone. Vi ricordo che più del 45% del traffico, anzi forse anche più della metà del traffico di utenti, proviene da smartphone. Molti youtuber creano copertine dal computer e quindi dimenticano questo piccolo ma importantissimo dettaglio. Abbiamo parlato di come fa a ottenere i click, ma come fa quindi a tenere incollate le persone allo schermo dopo questo click? Beh, è grazie al modo in cui imposta tutti i suoi video, o almeno gli ultimi di quest'anno, la maggior parte. Nei primi secondi o il primo minuto lui spiega esattamente cosa farà, tanto semplice quanto geniale, e lo fa anche con velocità, ma allo stesso tempo simpatia e chiarezza. Così saprete di non aver cliccato su una stupidata e saprete cosa vi aspetta. E se l'idea vi piacerà, beh, rimarrete incollati fino alla fine. Per questo motivo creare una intro nei video non è una perdita di tempo, ma è forse la carta vincente per avere più minuti guardati possibili. È come se un giorno vi dicessero che state per andare a casa di parenti che non avete mai sentito nominare, senza dirvi chi sono o cosa farete o come mai. Disorientante, no? Per questo serve una piccola intro. Ma non è finita, questo è solo l'inizio. MrBeast, o meglio Jimmy, è una macchina di video virali. Sapete cosa sono, no? Sono video che passano per tutta internet, diventando veri e propri trend. MrBeast crea solo video virali. Moltissimi youtuber riescono ad arrivare a un massimo di 2 video virali, per esagerare, al mese. Se va tutto bene. Lui invece ogni cosa che pubblica diventa di tendenza. Questo perché i suoi video hanno tutte le caratteristiche che servono. E sono queste caratteristiche che vedrete sempre nei video in tendenza. Creano una reazione nel pubblico, hanno a che fare con i soldi o cose molto costose, sono delle challenge, hanno al loro interno molti youtuber famosi e un pizzico di dramma, e sono ovviamente divertenti. Di solito i video nella pagina delle tendenze hanno solo un massimo di 2 di queste caratteristiche. Prendete per esempio FaVJ, sfrutta molto il fattore divertimento, ma raramente video con del dramma o che vi facciano piangere. Per capire meglio cosa intendo con questi ingredienti mischiati insieme, dobbiamo tornare al discorso del rimanere incollati allo schermo fino alla fine. I suoi video non sono soltanto delle trovate a caso senza una storia. I suoi video ce l'hanno la storia e non hanno punti morti. Lui non lascia nemmeno una cosa al caso. Molti vlogger, per esempio, lasciano anche i momenti in cui camminano e non dicono niente nei loro video. O i momenti in cui filmano pochi secondi di scene che per loro sembrano divertenti mentre in realtà non lo sono per niente. MrBeast dall'inizio alla fine si focalizza solo sul titolo del video e sulla sua missione. Nell'ultimo ha detto di essere Babbo Natale, no? E quindi cosa fa Babbo Natale? Consegna tanti regali. Ed è ciò che ha fatto per il 90% del tempo nel suo video. E questo tempo è un'altra carta vincente. La durata del video va in base alle statistiche di YouTube. E secondo queste statistiche gli utenti di solito non cliccano mai sui video che durano più di 20 minuti. Se non proviene da uno YouTuber famoso, comunque non è qualcosa di assurdo che è diventato virale. I suoi vanno dai 10 al massimo di 20 minuti, non oltre. Sembrerà strano, ma è un fattore importantissimo. Quindi, come avrete capito, guadagna tanti ma tanti soldi ogni mese, anzi ogni giorno tranquillamente. Al contrario però di altri youtuber, sa cosa fare con quei soldi. All'inizio, quando si è piccoli come canale, si tende a comprare tutto il necessario per migliorare sempre di più. Ed è giusto così. E MrBeast ha fatto così come tantissimi. Ma quando si cresce, alcuni dimenticano le origini. Dimenticano da dove sono riusciti a fare tutti questi soldi e non migliorano più niente. Rimangono sempre lì, senza cambiare granché. Mantenendo le stesse caratteristiche ogni giorno. Stesso format e a volte stesse parole addirittura. MrBeast al contrario ha detto in un'intervista che cerca sempre di cambiare il più possibile i suoi tipi di video. E utilizza la maggior parte dei soldi per migliorarsi. O comunque li investe nel prossimo video. Non ha intenzione di conservarli tutti come malato o di spendere più del necessario. Se avete notato ultimamente i suoi titoli hanno all'interno grosse ma grosse cifre. Ed è giusto così. Investire nella propria attività è una pratica comune delle aziende in grande crescita. E lui lo applica a YouTube. Ovviamente si concede anche qualche lusso, mica vive di amore a bracci. Il punto cardine comunque qua è l'investimento per migliorarsi. Un'altra mossa importante è la tattica del non scoprirai mai la verità se non rimani fino alla fine del video. La maggior parte dei suoi, infatti, non conclude le storie fino alla fine e non si possono nemmeno saltare a pezzetti perché sia all'inizio che a metà che verso la fine c'è sempre una nuova storia.
di un personaggio da sentire e guardare. Tutto questo lo rende possibile grazie al modo in cui crea i suoi racconti. È un ragazzo molto positivo e cerca davvero di far del bene. Parte sempre con il sorriso in volto, mostrando allo spettatore cosa ci sarà in questo video, e conclude facendolo piangere. Sì, esatto, ma non perché è cattivo, ma perché ha aiutato tantissime persone che ne hanno avuto bisogno. E queste persone, raccontando la loro storia davanti alla telecamera, hanno conquistato sia Jimmy che il suo pubblico, e nell'editing finale del video enfatizza anche questi momenti, sia tristi che felici. Per concludere, su YouTube potete essere sicuri di una cosa in particolare: i video con persone positive e felici. Non è una piattaforma dove mostrare depressione e tristezza. Sfortunatamente sembrerà una cattiveria, ma alle persone che hanno finito la scuola o sono stanche o hanno finito di lavorare la sera e vorrebbero solo riposarsi, non interessa aprire un video su YouTube e ascoltare delle persone che dicono cattiverie in video contro altre persone. Vogliono solo passare una bella serata, rilassarsi, rilassare la mente guardando qualcosa di semplice e magari un pochino commovente con un bel lieto fine. E questo MrBeast lo sa benissimo. Non in tutti, ma in molti suoi video aggiunge quel pizzico di dramma che serve, con tanta positività. Tantissimi lo conoscono per essere un benefattore, che fa ciò che fa con voglia e divertimento e con coerenza. Anche quando non è sotto i riflettori, cerca sempre di fare del bene ai più bisognosi, e questo colpisce il pubblico più di ogni altra cosa. Con questo concludiamo. Che dire, davvero uno youtuber incredibile. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace e ricordatevi di iscrivervi se non lo avete ancora fatto. Noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.